una città, Mantua, che conta quasi 70.000 abitanti e si trova nella costa nord della Toscana. Nella mia cittadina ci sono il 7% di spiagge libere e la mia regione non ha una legge sulla percentuale di spazi da lasciare a libera funzione. Il problema, diciamo, principale che noi abbiamo riguarda, oltre, vabbè, la percentuale di spazio alla competitività lasciato, è più che altro un problema qualitativo, nel senso che nonostante ci sia qualche spiaggia libera, però queste spiagge libere sono assolutamente invivibili, perché il comune non è riuscito comunque ad organizzarsi per né gestirle direttamente né farle gestire dai balneari confinanti, nel senso che vengono fatte delle convenzioni ma non vengono rispettate, per cui la fotografia delle nostre spiagge è quella libera, è quella di dei luoghi sporchi, malsani, senza servizi igienici, spesso inaccessibili, nel senso che non si trovano perché alcuni vengono occupati dai confinanti in toto, per cui a vista non si capisce proprio che esiste la spiaggia libera. Alcuni di questi addirittura sono considerati centri di raccolta di lavarone, che è praticamente del materiale che viene lasciato dal mare, quindi stecchetti e quant'altro, che viene raccolto sulla linea di costa e viene depositato in vere e proprie montagne, dove soltanto nelle spiagge libere. Negli ultimi 2 anni, con la pandemia, questa situazione si è ulteriormente aggravata, e però, da un certo punto di vista, è successa una cosa buona, e cioè che la gente ha iniziato a capire che forse è il caso di rivelarsi ad una situazione per cui i cittadini di massa e anche i turisti vengono divisi in due grandi gruppi, quelli di serie A e quelli di serie B, per cui siamo finiti in una situazione che ci dice così: chi può va al mare e chi non può, perché non può pagare un ombrellone, non ci va, perché di fatto è impossibile andarci con una famiglia diciamo normale. Questo per me è molto importante perché dal primo momento in cui abbiamo creato questo gruppo Monsese 500 sulla Battigia, il primo obiettivo nostro è stato quello di sensibilizzare i cittadini e i turisti a quella che dovrebbe essere la regola, ossia che la spiaggia è di tutti. Noi a Mazza, io ho 46 anni, siamo praticamente nati in una provincia, in un comune in cui la regola è avere lo stabilimento balneare. E questo è diciamo un mito che va assolutamente sfatato, perché la regola appunto deve essere quella che la spiaggia è di tutti. Poi gli altri punti, questo è per darvi un'idea diciamo della mia zona, per concludere un attimino la conversazione anche da un punto di vista di culture locali. Dopodiché il resto del mio intervento è stato ampiamente assorbito, questo mi fa piacere, da molti di voi, e posso solo riassumerlo dicendo che sarebbe molto semplice: c'è una questione ora soltanto, le leggi ci sono, la magistratura ha fatto il suo corso, le sentenze del Consiglio di Stato hanno messo, dovrebbero aver messo un punto per cui tutti, diciamo, tutti i discorsi di qui in avanti stanno a zero. La politica ha la possibilità finalmente di mettere le carte in tavola, di dire come la pensa e di assumersi le responsabilità conseguenti. Però il resto è chiaro: spiaggia, mare sono beni demaniali, quindi devono essere necessariamente, come dire, a disposizione di tutta la collettività, e solamente da questo principio molto semplice ne seguono tutti gli altri corollari, e quindi concessione come eccezione rispetto alla libera funzione e non come paradigma rovesciato, e quindi eventuale concessione limitata da un punto di vista sia spaziale che temporale, tutti
tutela del lavoro e dei diritti dei lavoratori e soprattutto partecipazione. Questa è una cosa che tengo molto perché ammassa, per esempio, per partecipare al piano della Rai 1000, tuttora in atto, noi come cittadini del gruppo 500 Slovattigia abbiamo dovuto tribolare come non so cosa, abbiamo dovuto fare carte false, minacciare, uscire con gli articoli dei giornali, fare manifestazioni, piantumare alberi in concessioni e alla fine siamo riusciti, questo deve essere di, come dire, di buon auspicio per tutti, perché quando si cambia la sensibilità, si coinvolgono le persone, i cittadini, alla fine le amministrazioni a tutti i livelli non possono più continuare a difendere soltanto alcune categorie, soprattutto quando si parla appunto di beni comuni. Dobbiamo partecipare, dobbiamo essere presenti, questa è una cosa molto importante a tutti i livelli comunali, regionali, governativi, perché non è più possibile tener conto soltanto di alcune categorie e non di altre. E nella specie nostra, quando si parla di beni comuni, la categoria principale è la categoria dei cittadini tutti. Tutto il resto dovrebbe venire dopo. E comunque se non viene dopo, perché finora d'ora in avanti, quando c'è, io sto facendo ammassa una lotta pazzesca, perché dico sempre: dove ci sta un balneare, una categoria di balneare, ci vogliamo stare anche noi del 500 sulla battigia, perché comunque